Siamo qui in compagnia di Giuliano Fareri. Giuliano, l'evento dell'estate, possiamo dire, l'evento più importante, un evento che va a ingrandire il Palio del Golfo, Impro Street. Raccontaci che cos'è Impro Street. Impro Street è l'idea di quattro ragazzi spezzini, che è nata 2 anni fa ormai. È un festival sull'improvvisazione, improvvisazione come espressione artistica per eccellenza, quindi si va dalla musica al teatro, al mangiatore di fuoco, e si svolgerà lungo tutta la città. Abbiamo la fortuna di essere stati inseriti all'interno della sfilata del Palio del Golfo per venerdì 1 agosto e per sabato 2 agosto ci sarà tutta una serie di attrazioni che si svolgeranno lungo tutto il centro città, partendo da Porto Mirabello a Via Prione, a Corso Cavour, a Piazza del Mercato, a Piazza Garibaldi, e quindi sarà uno spettacolo che riguarderà tutta l'intera cittadinanza e sarà uno spettacolo unico nel suo genere. Un numero importante di artisti di strada, ma non solo, quindi quante saranno i figuranti presenti in questo evento? Saranno moltissimi, all'incirca tra i 90 e i 100 artisti ad oggi, proprio oggi pomeriggio se ne sono aggiunti altrettanti, ed è un, calcoliamo che è un tipo di spettacolo che è molto seguito dagli artisti, cioè molti artisti hanno voluto partecipare, si sono proposti, molti artisti provengono dall'estero, molti artisti provengono ad esempio dal sud Italia, quindi è un festival che ha abbracciato, se si può dire, tutta Italia, nel senso che la partecipazione è intensa. E saranno tutti questi 90-100 artisti che si dislocheranno lungo tutte le vie del centro in maniera controllata. C'è un programma dettagliato sul nostro sito www.improstreet.it e sulla nostra pagina Facebook, dove potete trovare tutte le informazioni necessarie riguardo alla dislocazione degli artisti. Poi ovviamente gli spettacoli saranno adattati in base al pubblico, nel senso che ci saranno spettacoli di jazz, di free jazz, ci saranno spettacoli pop addirittura, spettacoli di street dancer, quindi spettacoli, diciamo, che vanno a soddisfare i palati di ogni tipo. Quindi diciamo un evento dentro il cuore della città, non solo passeggiata a Morin quest'anno, ma anche le piazze e le vie del centro storico. Esattamente, soprattutto le piazze e le vie del centro storico, perché quello che ci interessa a noi è creare quel rapporto che non c'è mai stato probabilmente tra il molo, la passeggiata a Morin e il centro città, e quindi creare questa sinergia che può fare l'interesse di tutta la cittadinanza e può essere anche una svolta per i prossimi anni a venire. Quindi sarà un punto di partenza proprio per l'attività estiva di Spezia. Diamo e ripetiamo l'appuntamento, quindi l'evento sarà il giorno alle ore? L'1-2 agosto alla Spezia, dalle ore 18 del 1 agosto, dentro la sfilata del Palio vedrete alle 21 tutti i nostri artisti, la sera spettacoli lungo il molo, e il 2 agosto preparatevi perché dalle 18 fino alle più o meno 2:30 del mattino ci saranno spettacoli lungo la città, per finire poi dal Porto Mirabello, dal ponte del Porto Mirabello, dove ci sarà l'evento finale, dove comunque anche per i più giovani sarà uno spettacolo interessante. Spezia Web TV, La Spezia, Piazza Garibaldi. Grazie.